Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù diceva loro nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova, povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Sorelle e fratelli carissimi, domenica scorsa abbiamo visto che il viaggio di Gesù si era concluso a Gerusalemme e che Gesù ormai si trovava nel Tempio, dal quale aveva scacciato i mercanti e nel quale aveva avuto una serie di discussioni e di controversie, precisamente 7. Domenica scorsa abbiamo commentato la 5ª di queste controversie nell'incontro fra Gesù e lo scriba dal cuore puro, lo scriba che cercava la verità, l'unico di cui Gesù nel Vangelo fa una lode e l'unico che, rivolgendosi a Gesù, non lo fa per metterlo alla prova, ma appunto per conoscere la verità sul senso della vita. Oggi, sempre nel Tempio, troviamo la 7ª discussione di Gesù con gli scribi, che tornano ad essere quelli della maggioranza, quelli che provocano Gesù, quelli che vogliono metterlo alla prova, quelli che sanno tutto di Dio con la testa, che conoscono benissimo la dottrina, le cose di Dio, ma che non hanno realizzato l'incontro con Lui e che quindi non modificano la loro vita. E poi l'esempio della povera vedova. Ma torniamo agli scribi. Essi non hanno mai sperimentato, come si dice fra gli innamorati, le farfalle nello stomaco. Non hanno mai avuto un trasporto d'amore per il Signore. Il Signore per loro era una materia, una cosa da insegnare, una cosa di cui servirsi per arricchire se stessi, perché il loro Dio era altro, il loro Dio era la mondanità. Gesù non li critica, ma dice a noi, i discepoli di ieri e di oggi, di guardarci da loro, di stare bene attenti a non fare come loro, a non seguire il loro esempio. E come si manifesta questa mondanità che Gesù, come fa oggi Papa Francesco, ci dice di evitare ad ogni costo? Si manifesta prima di tutto nell'esteriorità, il passeggiare in lunghe vesti, poi nella notorietà. Amavano essere salutati da tutti e ricevere saluti in ogni circostanza della loro esistenza. Poi nella sete del potere, amavano i primi posti nella sinagoga e i primi posti nei banchetti. Poi nell'avidità, nella sete di denaro, mangiavano, divoravano le case delle vedove. E infine nella apparenza, pregavano, ma pregavano Dio con le labbra, il loro cuore era lontano da Lui, infatti pregavano per farsi vedere. Da questo spirito di mondanità che aveva preso gli scribi, Gesù dice a ciascuno di noi di guardarci bene. E allora ci presenta l'ultima maestra, la vedova povera che getta due spiccioli, un soldo, nel tesoro del Tempio. Le offerte il Tempio le raccoglieva attraverso 13 cassette a forma di tromba,
come gli antichi grammofoni. Forse qualcuno di voi ce l'ha ancora in casa, qualche volta la TV ancora li fa vedere, perché infilando i soldi in quella mezza specie di tromba, il rumore del denaro che cadeva poteva essere amplificato e ognuno poteva rendersi conto già dal rumore se l'offerta era piccola oppure grande. Di queste 13 cassette, 12 avevano una finalità: per il culto, per i poveri, per il sostentamento dei sacerdoti e cose simili. Mentre invece la 13esima tromba, la 13esima cassetta, era per le offerte volontarie. E questa cassetta aveva una caratteristica: che vicino ad essa c'era un sacerdote, il quale doveva valutare l'offerta. E poi a voce alta annunciava quanto era l'offerta che si stava facendo. Naturalmente questo era manna dal cielo per chi voleva l'esteriorità, per chi voleva la notorietà, per chi voleva farsi vedere. Andavano lì con un pacchetto di soldi, andavano lì con offerte molto grandi e si compiacevano quando il sacerdote annunciava la quantità della loro offerta. Le donne in genere, i poveri e le vedove in particolare, invece quasi si vergognavano perché le loro offerte erano piccole e a volte si sentivano dire dai sacerdoti: tutto qua? Questa povera vedova non ha timore di mettere nel tesoro del tempio pochissimo. Due spiccioli, un soldo, oggi diremmo meno di un euro. Secondo alcuni studiosi, quanto era sufficiente per comprare 100 grammi di pane, quello che gli poteva servire per vivere un giorno ancora. Eppure questa vedova, dice Gesù, mette nel tesoro più di tutti gli altri, perché gli altri mettono del loro superfluo, mentre lei mette nel tesoro, come dice il testo originale di Marco, la sua stessa vita, tutto quanto aveva per vivere. Ma come mai questa donna, questa vedova, è capace di fare un gesto così totalizzante, così eclatante? Noi avremmo detto: Gesù, ho due spiccioli, uno a te, uno a me. Signore, ho due monete, una a te, una a me. Questa donna invece entrambe le monete le dona al Signore, probabilmente perché durante la sua vita aveva sperimentato la provvidenza di Dio, probabilmente perché anche nella sua vedovanza aveva sperimentato la provvidenza di Dio, cioè si era accorta, essendo stata amata e avendo amato, che più dai, più ricevi, più doni, più ti viene dato in contraccambio. E credo che ognuno di noi nel suo piccolo possa confermare questa legge eterna della vita. Come sacerdote, quest'anno sono 37 anni che sono sacerdote, vi potrei raccontare infiniti episodi in cui, se confidi nel Signore, se confidi nella sua provvidenza, che pensa agli uccelli del cielo, ai gigli del campo, sicuramente non ti mancherà nulla. Potrei raccontarvi infiniti episodi quando si dovevano restaurare le chiese o fare lavori importanti per il tetto o per qualche altro particolare all'interno della chiesa stessa. Vedevi che le donne, le pensionate, le vedove erano quelle che in proporzione ti davano di più, quasi ti davano tutto. È bellissimo poter riconsiderare questo nella vita di un presbitero, ma credo anche nella vita di ciascuno di noi. Questa donna, avendo sperimentato la provvidenza, non ha timore a confidare nel Signore, a mettere tutto nelle mani del Signore, perché sa che il Signore non le farà mancare nulla. Davvero lei potrebbe recitare il Salmo 22: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Ed ecco perché è la nostra maestra, perché ci deve insegnare. Ormai alla conclusione del viaggio di Gesù, siamo proprio negli ultimi giorni della vita di Gesù, che ciò che conta nella nostra vita, come dice
diceva il comandamento primo che Gesù ci ha insegnato domenica scorsa, al centro della nostra vita ci deve stare l'amore, l'amore per Dio, l'amore per il prossimo. Direbbe San Giovanni Paolo II, il Signore ci ha creato per amore e nello stesso tempo ci ha creati per amare. Ecco perché non ci bastano le cose, ed ecco perché le cose non bastano nemmeno a Dio. Non bastano le cose a noi, non siamo mai soddisfatti fino in fondo, non siamo mai felici fino in fondo, pur avendo a disposizione mille cose, finché non ci sentiamo amati, finché non ci sentiamo accolti. E a Dio non servono e non bastano i sacrifici e le offerte, perché come noi abbiamo bisogno di essere amati, ugualmente il Signore vuole da noi essere amato. E come noi accogliamo volentieri l'amore degli altri, allo stesso modo dobbiamo accogliere l'amore di Dio. Proprio come vi ricordavo domenica scorsa, sentiamoci amati, scegliamo di amare. L'insegnamento della vedova è lo stesso di Gesù, l'insegnamento della vedova è il segreto della felicità. Impariamo a sentirci amati, scopriamo la bellezza dell'amore di Dio e di tante persone che ci circondano e scegliamo a nostra volta di scommettere sull'amore. Non giochiamo con Dio, mettiamoci in gioco per Dio e per i fratelli. E in questo modo davvero potremo essere i discepoli di Gesù con gli occhi aperti come Bartimeo il cieco guarito, con il cuore grande come questa donna che confida nel Signore.